Siamo qui con Cantarelli Matteo, capitano degli amici di Iago, per questa finale del secondo Memorial Matteo Tedeschi. Capitano, remake della finale dello scorso anno quando vinceste per 5-3. Cosa ti aspetti a questa partita? Speriamo di innanzitutto che sia una bella gara, senza animi troppo accesi, tutta come è stata tutte le altre partite dalla prima, dalle fase a gironi a oggi, e quindi speriamo di replicare il risultato dello scorso anno. Scorso anno che si giocò in piazza, una manifestazione veramente molto bella per ricordare appunto Matteo. Sì, è stato fantastico giocare in piazza, fortunatamente per noi non era la prima volta, quindi eravamo anche un po', diciamo, abituati, però anche qui quest'anno è stata un fantastico evento, una fantastica organizzazione da parte di Alessio, per il fratello. Perfetto, allora in bocca al lupo per la finale, capitano. Grazie mille. Siamo qui con Emiliano Trincia, un altro dei protagonisti di questa finale e della scorsa edizione, quando vinceste per 5-3. Quali sono le sensazioni per quest'altra di finale? Quest'altra finale giochiamo, diciamo, fuori casa quest'anno, giochiamo tutti i ragazzi amici di Matteo, e quindi daranno il massimo, penso, per vincere la finale, e come è giusto che sia. Lo spirito però è sempre quello, sì, assolutamente. Quello per ricordare sì. Un amico, Matteo, appunto. È più un divertimento, ci mancherebbe. Appena me l'ha detto, infatti non ho proprio esitato, pure se stamattina ad esempio ho giocato il campionato, però non ho proprio esitato a... Non si poteva mancare. No, ma stiamo scherzando. Perfetto, allora, in bocca al lupo per questa finale. Grazie mille. Siamo qui con Matteo Cannariato, dei Bad Boys. Stessa Matteo, stessa finale dello scorso anno. L'anno scorso andò male, vinsero loro 5-3, quest'anno? Beh, sicuramente è una grande emozione. Innanzitutto partecipare a questo Memorial per Matteo, per Alessio, che comunque ha organizzato una grandissima manifestazione, e poi per la partita lasciamo per il campo. Comunque loro sono una bravissima squadra e proveremo comunque a cercare di vincere noi quest'anno, una volta per uno facciamo, no? L'anno scorso si giocò in piazza, quest'anno siamo qui allo Sporting Village, però le sensazioni sono sempre le stesse, sempre per ricordare Matteo. Sì, sicuramente è per ricordare Matteo. E poi qui un memorial, l'importante è che tutti quanti ci divertiamo, tutti quanti passiamo una bella giornata, e poi che vinca il migliore naturalmente. Va bene, allora in bocca al lupo per questa finale. Bravi. Siamo qui con Cioffi Alessio dei Bad Boys, un altro dei protagonisti della scorsa finale, e l'anno scorso vinsero loro per 5-3, quest'anno cerchiamo di rifarci. Sì, quest'anno abbiamo fatto una gran bella squadra e speriamo appunto di rifarci della sconfitta dell'anno scorso, che comunque è sempre un memorial, e vogliamo portare questo trofeo, insomma, a casa da noi. Certo, lo spirito è sempre quello, si gioca per ricordare Matteo, sì, l'importante sì, è quello. Sì, soprattutto per ricordare Matteo, e insomma ogni, appunto, con la maglia, abbiamo lo sponsor tutti Matteo Tedeschi sulla maglia, e la cosa più importante è per Matteo. Bene, allora buon divertimento e in bocca al lupo. Grazie. Siamo qui con Davide Mauriello dei Bad Boys. Davide, l'anno scorso partecipasti con Credem, quest'anno hai cambiato squadra e affronti la stessa finale dello scorso anno. Quale sensazioni hai per questa finale? Sì, l'anno scorso partecipavo al torneo con la squadra dei vecchi amici di Matteo, e quest'anno il fratello Zietto mi ha detto di partecipare con lui e non potevo dire di no. Quest'anno è una finale molto tosta, speriamo di portare a casa questa vittoria, e che ce l'abbiamo messa tutta nonostante il caldo, siamo qui, e quindi siamo qui per vincere, diciamo. Per vincere e per ricordare Matteo, sicuramente la cosa... Tutto per ricordare Matteo, ricordiamoci sempre che è un memoria, la prima cosa è quella, poi dopo la vittoria, ma già che siamo arrivati qua con il nome di Matteo addosso, è già una vittoria per noi. Perfetto, allora buon divertimento e in bocca al lupo. Grazie mille, Grepi.
Con Alessio Tedeschi, è un tifosissimo dei Bad Boys. Alessio, risultato che non vi premia, gli amici di Iago vincono per 6-5, però è stata veramente una bellissima partita, una battaglia fino alla fine. È stata una bella partita fino a, diciamo, fine primo tempo, dopodiché l'arbitro non so che cosa gli si è messo in testa, però va bene così. L'anno prossimo ci riproveremo, e sempre carichi e a testa alta. E tanto alla fine è un memoria, è una cosa per ricordare mio fratello, una persona che comunque sia nel cuore di tutti, però diciamo che la beffa un po' c'è, perciò però l'importante è che è stata una bella partita e ci siamo divertiti. Bene, il risultato di campo importantissimo, però come dicevi tu la cosa più importante è ricordare Matteo, una cornice di pubblico importante, un bellissimo evento, c'è qualcuno a cui ti senti di ringraziare, qualcuno che ti ha aiutato ad organizzare questo bellissimo evento? Sì, guarda, ringrazio tutte le persone che hanno collaborato e contribuito nello svolgersi della manifestazione, e tutti i ragazzi che hanno svolto il compito, diciamo, delle partite, del giocare, tutti i ragazzi delle 8 squadre, e i miei ragazzi che sono stati veramente bravi, hanno messo il cuore, e specialmente per Matteo. E niente, ringrazio anche tutto comunque sia la cittadinanza di Aprilia e il comune di Aprilia che è stato veramente, veramente a disposizione per questa cosa. E l'anno prossimo lo rifaremo e speriamo bene, vinceremo noi, speriamo. E grazie a tutti.